grazie a tutti, come al solito per essere intervenuti. Benvenuto a Mr. Panarelli a fare il numero di casa, stasera il direttore sportivo Alessandro degli Esposti. Direttore. Buonasera, buonasera a tutti. Allora presentiamo stasera il mister che già lavora da qualche giorno con noi. Sì. Buonasera a tutti, ci tenevo a presentarvi a tutti quanti i presenti il nuovo allenatore della Casertana, che è Luigi Panarelli. Volevo spendere due parole per il predecessore. Mi dispiace personalmente per quello che è accaduto nell'ultima settimana, mi dispiace sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista umano. Quando succedono queste cose nel calcio, purtroppo paga una sola persona, ma la responsabilità, come ho già detto alla squadra e a tutti quanti noi, è un po' di tutti quanti, no? Per cui abbiamo deciso di voltare pagina, abbiamo scelto una persona che secondo noi risponde a quelli che sono i canoni da un punto di vista tecnico e morale per guidare questa squadra e per portarla verso tutti quegli obiettivi che ci siamo prefissi ad inizio anno. Benvenuto a mister Panarelli, le prime impressioni. Sta lavorando mattina, sera, in Inter. In questo momento è chiaro che... Buonasera a tutti innanzitutto. Le prime impressioni è di una società gloriosa, di una piazza importante, e quindi ci sono tutte le motivazioni per poter far bene, per poter raggiungere quello che tutti quanti noi speriamo. Ci mettiamo al lavoro, stiamo già lavorando tanto in questa settimana, dove ho chiesto anche di fare dei doppi allenamenti per conoscerci meglio, perché il tempo è tiranno, non c'è tantissimo tempo e quindi servivano delle ore di allenamenti in più per rispetto a una settimana tipo per conoscerci meglio. Domande dei colleghi, Pasquino Corbelli. Ciao mister, buonasera. Salve. Devo annoverare già tra i coraggiosi sicuramente, perché accettare una piazza come Caserta, dove la squadra è stata fatta per vincere il campionato, quindi sei cosciente di aver accettato una bella patata bollente. Quindi, che cosa si Beh, più che patata bollente, è chiaro che non fossi qui se non ci fossero stati delle problematiche. Oppure delle problematiche proprio a livello di risultati, visto l'obiettivo che magari si era prefissato a inizio stagione. Però da parte mia cercavo anche una piazza di questo calibro, di questa dimensione, e soprattutto per raggiungere quell'obiettivo, perché io in passato ho guidato squadre in questa categoria per meritarmi la Serie C, dove l'ho fatta per un breve periodo di tempo, e quindi ci voglio ritornare anche io. Fare un passo indietro lo potevo fare solo in una piazza ambiziosa, in una piazza dove gli stimoli erano importanti. Mi hanno cercato altre società, altre piazze, però non ho ritenuto opportuno scegliere e ho aspettato, perché principalmente io volevo una categoria dove credo, attraverso Taranto e attraverso Andria in Serie D, di essermela meritata, e quindi non volevo tornare indietro. Però poi arriva la telefonata di una società ambiziosa come questa e di una squadra come questa e di un blasone così importante come la Casertana, e non puoi dire di no, perché qua c'è tutto l'ambiente e anche la società e quel blasone che è da professionisti. Solo che noi gareggiamo in quello che è un campionato di Serie D, e quindi sono pronto a dare il mio contributo per far sì che sia personalmente ritorno a quello che magari è il mio obiettivo, salire sempre di categoria, e sia fare con tutti voi e con la città intera raggiungere come minimo la categoria che questa città merita. Allora, una domanda per il direttore e poi subito alla Master. Direttore, com'è la scelta che ha avuto su Panarelli? Perché lo conoscevi già, ci lavorate insieme, e poi alla Mister, sta squadra, dopo i primi giorni, che impressione si è fatto? E conosci già alcuni calciatori, ci hai lavorato insieme, che fa avere qualcun altro ha lavorato già insieme a te, e come sta fisicamente? Passiamo prima al direttore. Direttore, la scelta è ricaduta su di lui perché riteniamo che possa avere le qualità sia tecniche che morali, soprattutto di personalità, per gestire un gruppo
così importante e di spessore. Io lo conoscevo da tempo, abbiamo lavorato insieme per pochissimo tempo, perché lo scorso anno ad Andria praticamente siamo stati esonerati dopo pochissimo, perché il presidente ha deciso di fare scelte diverse. Però sono convinto che lui possa essere la persona giusta. Poi la scelta è ricaduta su di lui, perché ripeto, abbiamo una conoscenza diretta, so quelli che sono i suoi pregi e i suoi difetti. Aveva già avuto modo di allenare molti giocatori che abbiamo in rosa, per cui anche nel processo, insomma, di insediamento volevamo guadagnare tempo rispetto a un ritardo che dobbiamo per forza recuperare. No, per quanto riguarda la squadra, si dice sempre che sulla carta è una squadra forte e importante, lo sappiamo tutto. Però poi ci deve essere la concretezza e ci deve essere il campo che deve dare le giuste ragioni a quello che è una squadra importante sulla carta. L'impressione è che tutti i giocatori si sono messi subito a disposizione. Per me ci sono delle regole da stabilire, che non sono soltanto regole tecniche o tattiche, delle regole proprio anche comportamentali e di rispetto tra di noi. Perché io credo che se si parla la stessa lingua e ci si rispetta, magari il margine e la percentuale di poter raggiungere un obiettivo è più alta rispetto al contrario. Perché non credo solo attraverso la tattica e la tecnica che si possono avere i risultati, perché spesso e volentieri si dice dopo una vittoria c'è gruppo. Secondo me è il contrario, bisogna creare prima il gruppo per ottenere le vittorie. Riccardo Marocco, il mattino. Buongiorno. Il direttore degli esposti parlava del suo predecessore che ha iniziato la stagione con la difesa 3, passato poi alla difesa 4 a supporto prima del 4-3-3 e poi del 4-3-1. A questo punto ci chiediamo quale sarà il suo sistema di gioco, Beh, io questo è il settimo anno che alleno. Non mi soffermo su quello che possono essere i sistemi. Magari mi piace più i concetti, i principi, perché credo che non esista un sistema di gioco giusto rispetto ad un altro, altrimenti per vincere tutti adopereremo quel sistema di gioco. È chiaro che è una squadra, secondo me, che potrebbe giocare sia con una difesa 3 che con una difesa 4. Dipende anche da quello che sono le quote, gli under, no? Che in questo campionato ne fanno da padrona. E per me poi la formazione si forma anche rispetto alla settimana, se uno sta più in forma, se uno magari è in maniera giusta in quel sistema di gioco che magari si va ad operare. E poi credo che all'interno del campo già una sovrapposizione di un terzino destro non ti fa giocare più a 4 ma ti fa giocare a 3. E quindi come idea credo che in questo momento discostarmi troppo da una difesa a 4, nonostante io l'anno scorso ho giocato col 3-4-2-1, 3-4-1-2 e a Taranto e ad Altamura invece ho fatto 4-2-3-1, credo che almeno per quanto riguarda la difesa in questo determinato momento, visto che non c'è stato tanto tempo per poter lavorare su un altro, non dico sistema, su un altro proprio impressione e prospettiva di quello che può dare una difesa a 3. Quindi con il tempo possiamo fare tutto, anche perché all'interno di una stessa gara io ho fatto anche due sistemi di gioco che potevano essere sia quello in fase di possesso e quello in fase di non possesso. A Fedostella, cronaca di Caserta, ma prima di benvenuto a Caserta. Grazie. Due domande veloci. Quanto ritieni difficile entrare in corsa in una situazione così complicata, in un ambiente che già di per sé è un po' deluso dalle passate stagioni, e soprattutto se si è reso conto di quale siano i meccanismi che non hanno funzionato in questa squadra, che non gli hanno permesso di stare al vertice della classifica? Beh, la prima domanda a me non spaventa, anche perché noi facciamo questo di mestiere, e se nel momento in cui c'è un qualcuno, che in questo caso sono io, si dovesse spaventare di una situazione, significa che questo mestiere non lo può fare. È chiaro, chiama Casertana e io ho risposto. So che
è una posizione di classifica che all'inizio tutti voi si aspettavano in un'altra maniera, però sono pronto a mettermi tutto me stesso per poter fare, per poter dare il mio contributo insieme alla squadra e poter cercare di assottigliare il gap che in questo momento c'è con la prima in classifica. La seconda domanda non... La domanda, se si è reso conto che quali meccanismi non abbiano funzionato finora, che non hanno permesso... Beh, io non... se le devo essere molto sincero, perché poi alla fine mi conoscerete, sono molto diretto e sincero e cerco di non sbagliare i modi nel dire quello che penso. Non posso giudicare quello che è stato. Magari so, o dentro di me magari potrei mettere quel contributo mio a livello personale di quello che è, posso pensare a livello calcistico, però non vado a vedere quello che c'è stato. Vado a lavorare su quello che so che magari, secondo il mio punto di vista, non è potuto andare bene, però non mi posso permettere di parlare di quello e di un collega che c'è stato in passato. Direttore, ma la scelta del primo mattino, delle squadre di parlato, ha un po' sorpreso per il momento. Lei dopo la partita di Cassino disse grave il fatto che non abbiamo ancora un'identità di gioco ben definita, eppure il mister ha avuto tante altre partite per dargli la questa identità di gioco. Poi però la squadra arriva dopo la partita casalinga con Tivoli, che probabilmente è stata la migliore giocata in casa dalla Casetta, non esperta, ma in casa sicuramente è stata la migliore, e in quella squadra invece aveva cominciato a far vedere di avere delle idee. Quindi come mai la scelta in questo momento? La valutazione che abbiamo fatto è nel medio-lungo periodo, nel senso che abbiamo deciso comunque di non ragionare di pancia di fronte anche a prestazioni abbastanza deludenti come quella di Cassino e il secondo tempo con la Lupa al Frascati, per cui io e la società e il presidente abbiamo deciso di fare una valutazione nel lungo termine, nel senso che sono convinto che abbiamo fatto tutto quello che è necessario per costruire questa rosa, perché penso che siamo stati la prima squadra in Italia a andare in ritiro, e siamo andati in ritiro con forse il 90-95% della rosa completa, con tutto il parco under. Sono arrivati successivamente solo due giocatori, penso, mi sembrano Nazzi e Darini, per cui abbiamo avuto, diciamo, sostanzialmente uno scorcio di campionato importante, una fase di pre-ritiro importante in cui la squadra ha potuto lavorare assolutamente con continuità, al di là del fatto ovviamente degli infortuni che abbiamo avuto, ma penso che quelli sono fisiologici. La valutazione che abbiamo fatto, ovviamente, ripeto, nel rispetto della persona e del professionista, per cui il passato parla in maniera chiara, nel senso che è l'allenatore più vincente di questa categoria e un motivo ci sarà, però abbiamo fatto una valutazione perché riteniamo che questo gruppo di lavoro, questa squadra debba avere sicuramente una posizione di classifica sicuramente diversa rispetto a quella attuale, e noi tutti penso ci aspettavamo molto di più sia in termini di classifica che come identità di squadra. Grazie. Poi per il mister, visto che il problema oggettivamente di questa Casetta principale è stato proprio quello di, per molte partite, non riuscire a dare una risposta alla semplice domanda come gioca la Casetta, e visto che questa squadra ha cambiato, come sottolineava anche il collega, per varie ragioni, più sistemi di gioco, lei pensa di continuare sull'onda lunga di quest'ultimo frame di campionato in cui la Casetta ha giocato, lei già detto che per il momento giocherà con la difesa a 4, ma anche con trequartista e una doppia punta, e quindi di andare a concentrarsi sui concetti, oppure pensa che invece la squadra possa esprimersi meglio con altri sistemi di gioco e soprattutto con qualche novità di formazione? No, io ho risposto anche prima. Per il breve tempo possibile che ho avuto a disposizione, è chiaro che mi devo affidare anche a giocatori che già conosco, e questo è un punto di partenza che secondo me è primario. Visto anche come abbiamo lavorato, non mi posso discostare in quello che magari sarà un lavoro di qui a medio-lungo termine, anche perché ci vuole tempo per assimilare. Il direttore ha detto che questa squadra è partita tanto prima rispetto alle altre e ha avuto un gioco che non è stato, che magari, come avete detto voi, non ha portato risultati. Quindi si dimostra quanto tempo ci vuole per poter far assimilare dei meccanismi giusti.
E quindi io devo partire dalle certezze, in questo momento le certezze sono giocatori che conosco, una difesa a 4 e che in corso si può cambiare secondo quello che poi la partita può dire. Però in questo momento io credo che una formazione in testa ce l'ho, questo sì, ma ce l'ho, sono abbastanza convinto di questo. Come primo approccio, come prima gara, come quello che magari ho visto in campo e soprattutto con delle certezze di alcuni giocatori che già conosco. Io volevo fare la stessa domanda che ha fatto Nicola, partendo dal fatto, scusate il ritardo, inerente l'esonero di Marco, no? Perché si aspettava dopo la grande sfuriata del presidente qui in sala stampa. Si aspettava subito che Carmine Parlato fosse esonerato, invece poi ancora 2 settimane è andato via, quindi già ha risposto il direttore. Ma la domanda a questo punto la faccio al mister. Non so se già ti sei reso conto della rosa a disposizione, se eventualmente manca qualcosa per quello che tu hai in testa di realizzare. Sai, dire adesso manca qualcosa, è un mese, cioè il mercato si apre tra un mese e questo poi sarà compito del direttore della società. Io sono concentrato in quello che mi aspetta domenica, anche perché poi ci sono 4 partite prima dell'apertura del mercato, che con il direttore, con la società andremo a valutare dopo queste 4 gare. Sarebbe veramente irrispettoso per i giocatori che ci sono adesso dare delle sentenze a 3 allenamenti che poi con i doppi, io credo che oggi è il 6° allenamento che abbiamo fatto, quindi sono concentrato, sono contento di quello che ho a disposizione. È chiaro che poi dopo le 4 partite tireremo una linea e magari se ci sarà da intervenire insieme e condividendo con la società e con il direttore cercheremo di fare, e credo che il presidente e la società non si terranno indietro. Però adesso sono concentrato su quello che è la rosa attuale e sono concentrato in quello che è la partita di domenica, non penso ad altro. Allora, ci tengo a precisare che siccome io avevo un contratto biennale con l'Andria e mi sembrava irrispettoso e mi sembrava irriguardoso che a tutto lo staff che avevo io, che avevo 2 collaboratori, un allenatore in secondo, un match analyst e un preparatore atletico e anche un preparatore infortunati, potessero aspettare me che io trovassi squadra. E quindi uno lavora a Taranto in C, lavorano tutti in C. E quindi sono contento anche per loro. È chiaro che poi adesso stiamo costruendo uno staff e abbiamo deciso insieme di non aver fretta, perché se dobbiamo scegliere tanto per scegliere ci stiamo così, oppure se dobbiamo scegliere la figura per metterla lì, che deve essere un allenatore in secondo, un preparatore atletico, ce ne sono quante ne vogliamo. Stiamo cercando di ponderare la situazione, stiamo vedendo a lungo raggio in quello che sono degli elementi dove ci possono venire a dare un contributo importante, perché c'è da lavorare tanto e trovare le persone giuste, secondo me, devono essere pronte e preparate anche per una piazza blasonata come può essere questa. Quindi, per un unico obiettivo. Stai lavorando da solo o ti stai? No, adesso settore giovanile. No, è il primo giorno che è venuto il mister della Juniores, che lo ringrazio tantissimo. Adesso c'è l'allenatore dei portieri, c'è, che è Tommaso Di Maio, e l'allenatore in seconda, che è Gianni Chiaiese. Poi il discorso era Giuliano, che ieri era Avellino con Gautieri. Mi sono confrontato molto, ho chiesto, ci siamo parlati, li conosco anche perché siamo stati avversari di campo, possiamo dire questo, negli anni scorsi. E quindi adesso abbiamo al vaglio 2-3 soluzioni per quanto riguarda il preparatore atletico. Il match analysis è un mio collaboratore che sta a Taranto. E quindi niente, credo che sia composto tutto, manca soltanto il preparatore atletico, però non vogliamo fare una scelta, perché i miei 2, uno è ad Andria e l'altro è a Taranto.
e quindi stanno lavorando, ma stanno lavorando molto prima che io rescindesse il contratto per poter venire qui a Caserta, e non mi sembrava doveroso magari farli aspettare così tanto tempo ed essere egoista, perché io il contratto ce l'avevo e loro no, e quindi mi sembrava doveroso da parte mia, nel pieno rispetto, che loro andassero a lavorare. Io parlavo del passato, del presente soprattutto, ma c'è l'immediato futuro rappresentato da questa trasferta contro la Vissartina, insomma, che ci può parlare? Io ho visionato le due partite che hanno fatto con la Razzachena, che hanno fatto anche con il Pomezia, l'ultima che hanno vinto. È una squadra sbarazzina, una squadra formata da tanti giocatori di categoria, rientrano giocatori importanti, perché avevano nell'ultima gara 3-4 giocatori indisponibili che rientrano con la Casertana, dalle informazioni che noi abbiamo. È una squadra di categoria, una squadra dove magari nel loro stesso campo ne fanno da padrona, perché è un campo non come il nostro stadio, e quindi ci sono tutte le prerogative per essere una partita importante. Ma noi, ragazzi, qua noi, e io ne sono consapevole, siamo sempre obbligati a vincere, dobbiamo provare sempre a poter vincere. Poi i risultati sono 3. È chiaro che se non ci provi neanche, significa che il risultato non lo avrai mai a disposizione, che è quello della vittoria. Quindi vi posso garantire che da parte mia, nelle letture delle gare, io proverò sempre a vincere, perché oltre al gap che dobbiamo diminuire, siamo obbligati a vincere, perché questa esperienza mi assomiglia molto a quell'esperienza che avevo a Taranto. Col Taranto era obbligato a vincere un solo risultato, ti chiamavi Taranto e dove andavi c'era sempre la partita pro Gravina, pro Andria. La stessa maniera quando ho allenato ad Andria, perché era una partita di cartello. La Casertana l'aspettano dappertutto, perché è una piazza blasonata, è una squadra importante, sanno tutti e non ci nascondiamo che l'obiettivo principale è quello, e quindi noi si gioca a carte scoperte. Però siamo consapevoli che per poter fare un risultato del genere abbiamo bisogno di tutti, perché io credo che abbiamo bisogno della componente stampa, abbiamo bisogno della componente tifoseria, abbiamo bisogno di tutte le componenti, perché noi passiamo, però voi restate e la Casertana resta, e noi faremo di tutto, soprattutto io che sono a capo di questa squadra, farò di tutto perché questo risultato arrivi, prima per una soddisfazione personale, per ricambiare la fiducia del direttore e della società e del presidente, e sia perché è la cosa che noi ci aspettiamo, è la cosa che noi quotidianamente dobbiamo lavorare. Io sono consapevole di questo, altrimenti non avrei accettato, perché io voglio ritornare nel posto dove credo di essermi meritata con le altre due squadre che ho allenato in questa categoria. Una domanda al mister, se conosce già questo girone, perché alla base si credeva che questo girone fosse leggermente più semplice da affrontare. L'errore che si fa spesso. L'errore che si fa sempre, ma lo stesso tecnico e lo stesso presidente avevano infatti sottolineato che non era così. Però l'altra domanda invece al direttore sportivo. Oggettivamente in che cosa si è fallito con Parlato? Io penso che lei si sia fatto un al di là della classifica, ma che cos'è che non ha funzionato? Per quanto riguarda la facilità del girone, io credo che vincere anche nelle categorie, io ho avuto la possibilità di vincere l'eccellenza ad Altamura, e vi posso assicurare che l'eccellenza pugliese è difficilissima, dove c'erano tutte le nobili decadute, Casarano, Barletta, quindi alla base vincere è sempre difficile in ogni girone, non ci sono gironi facili. È chiaro che tutti dicono che il girone H è il girone più difficile, io l'ho fatto due volte e siamo arrivati due volte in finale. Poi il primo anno col Taranto c'è stato l'illecito del Picerno, forse magari avremmo vinto noi o avrebbe vinto il Cerignola. Fatto sta che qualsiasi girone di questa categoria è difficile, perché sono tutti giocatori che, soprattutto per le regole che ci sono in questa Serie C, dove tutti quanti vogliono avanzare con il minutaggio, magari i giocatori di spessore vengono a giocare in una categoria inferiore.
Io ho visto i nomi anche della Bissartena, che al contrario magari di una squadra che come nome, con tutto il rispetto, non è blasonata come la Casertana, però è composta da giocatori importanti. Il giocatore che ha segnato domenica, Spinozzi, è un ex pistoiese, dove l'anno scorso o per metà stagione o per ha giocato in Serie C. Quindi non ci confondiamo spesso e volentieri con il nome delle squadre che compongono questo girone col valore vero e proprio delle squadre in sé. E credo che ogni girone sia difficile. Oh, che cosa non ha funzionato? Tante volte quando noi abbiamo iniziato questa avventura e abbiamo costruito questa squadra, abbiamo deciso di affidare la guida tecnica a Parlato, ovviamente perché ritenevamo fosse la persona giusta, avesse l'esperienza tale per gestire una squadra, per raggiungere un obiettivo, soprattutto in una piazza comunque esigente come questa. Abbiamo pensato tanto, no? Perché poi nello sviluppo dell'attività, nel susseguirsi delle giornate, uno si fa tante domande, ci sono delle problematiche magari quotidiane, come tutte le cose. Alla fine quello che abbiamo valutato noi è l'espressione della squadra in campo, nel senso che riteniamo che lo sforzo fatto dalla società e l'identità che in questo momento aveva la squadra poteva essere migliorabile. Abbiamo deciso comunque di fare una prima valutazione ad un quarto del campionato, nel senso che abbiamo trovato, anche se a dir la verità abbiamo avuto delle difficoltà anche nelle prime partite, perché comunque all'Isola di Maddalena abbiamo preso un punto, ma comunque non abbiamo pochettino sofferto senza creare tanto. In casa con la Paganese praticamente abbiamo recuperato una partita che penso ci possa capitare una volta ogni 15 anni. Abbiamo a Cassino, abbiamo fatto, probabilmente abbiamo toccato il fondo, per cui abbiamo deciso comunque di sostenerlo nelle difficoltà, perché magari, ripeto, quando c'è una situazione di questa portata, io sono stato chiaro più volte anche nei confronti della squadra, non posso pensare che l'unico responsabile possa essere l'allenatore, no? Perché è troppo facile lavarsi le mani e dire troviamo un carnefice e poi troviamo 25 santi, no? Non è che bisogna trovare i carnefici, qua bisogna trovare le soluzioni, e le soluzioni in questo momento pensiamo che sia stata questa. Poi il tempo ci dirà se è giusto o meno, però quello che io posso dire è la valutazione che abbiamo fatto noi, e che penso che per la qualità della rosa che abbiamo, per l'espressione dei giocatori che abbiamo, per le soluzioni che abbiamo, secondo me in questo momento siamo in ritardo, e non tanto in termini di classifica, no? Perché poi ci sono a disposizione ancora tante gare, mi sembra 25-75 punti, per cui siamo in ritardo secondo me come identità, come certezze, perché la squadra comunque ha alternato prestazioni buone, discrete, soprattutto fuori casa, delle situazioni in cui in casa abbiamo perso troppi punti, magari quando eravamo costretti a fare partite ci esponevamo un po' troppo a ripartenze, no? e non davamo l'impressione di essere solidi nelle due fasi. Però, ripeto, la stima verso la persona, verso l'uomo e verso l'aspetto professionale rimane immutata per quello che riguarda Parlato, però il calcio è fatto questo, succede delle volte che magari si tenta o si è convinto di fare delle cose giuste, però purtroppo il risvolto e il risultato è diverso rispetto a quello che era preventivabile. L'unica cosa che io posso dire, e lo dico con estrema certezza e estrema convinzione, è che questo gruppo tutto può essere migliorabile, perché non ho né la presunzione di dire che questa squadra è perfetta, che questa squadra sia fortissima, però dico che questa squadra secondo me ha le qualità per fare tanto, e fino a questo momento abbiamo espresso poco rispetto a quello che è il potenziale, e noi tutti, io per primo, ma soprattutto la squadra in questo momento deve dare una risposta importante alla società, alla tifoseria e a tutti gli investimenti che il Presidente ha fatto. Ecco, sono una sua domanda, ti rimando a quello che ho detto. Come ha preso la squadra l'esonero dell'allenatore? Forse in quel momento non te ne che si aspettassero poi una sostituzione in panchina dopo la bella prestazione, anche se il risultato non è arrivato domenica scorsa. No, la squadra l'ha presa nella stessa misura in cui l'abbiamo preso noi, nel senso che lo storico anche di questa società dimostra che è vero che
sono stati cambiati qualche allenatore, come fisiologico nel calcio, ma ci sono stati allenatori in passato che hanno avuto una serie di sconfitte consecutive molto lunghe e sono state sostenute sia lo scorso anno che negli anni passati, per cui questa, diciamo, una decisione un po' controtendenza, no? Perché venivamo anche dalle ultime due partite in cui avevamo fatto 4 punti, paradossalmente avevamo fatto anche delle discrete prestazioni rispetto a quelle precedenti, anche se magari parlare di prestazione di fronte a un pareggio casalingo secondo me è abbastanza riduttivo. La squadra l'ha presa non bene, no? Perché nel senso che quando c'è un cambio tecnico è giusto farsi anche un'analisi, no? Per cui non l'ha presa bene nella maniera in cui non l'ho presa bene io, nel senso che è una sconfitta di tutti, l'ho detto in precedenza, per cui bisogna farsi un esame di coscienza, devono avere la disponibilità a lavorare con una nuova persona, che noi riteniamo sia la persona giusta in questo momento, bisogna ripartire, ma soprattutto dobbiamo fare molto di più, perché siamo partiti con un obiettivo e di certo non sono le prime difficoltà iniziali che ci possono far cambiare idea su quello che è veramente il nostro obiettivo, per cui siamo partiti in questa stagione. Ma le più grandi difficoltà, che ce lo stiamo dicendo, soprattutto lo sviluppo del gioco, da accettare le contrarie in casa, prevalentemente contro avversari, insomma, che la affrontano molto, molto più. Su cosa crede bisogna lavorare per risolvere questo, che è un problema che probabilmente ci si porterà avanti per lungo tempo, visto che chi viene a casetta, insomma, per la parentesi. Ci sono delle strategie, magari anche il creare la superiorità numerica e utilizzare giocatori importanti per saltare l'uomo, perché se si chiudono tutte lì qualcosa ti devi inventare per poter scardinare una difesa. È chiaro però che c'è, come ha detto il direttore, devi avere anche equilibrio, perché se vai su così per raggiungere un risultato devi avere anche un equilibrio attraverso delle marcature preventive e poi si va nel tecnico, che magari è una cosa con la squadra, però fatto sta che bisogna avere equilibrio e bisogna trovare le giuste strategie per poter sempre cercare, io l'ho detto prima ed è una cosa che ho detto anche alla squadra, se si viene a giocare e come ho fatto io, se si viene a allenare delle società blasonate in questo modo, in categoria inferiore, dove non sono nel loro habitat naturale, devi cercare sempre di vincere. Non abbiamo altro rimedio al di fuori della vittoria. Poi è chiaro, se viene un pareggio o una sconfitta, devi vedere come viene questo pareggio o una sconfitta, perché io credo che da parte vostra, da parte della tifoseria, una volta che vedi una squadra che lotta, una squadra che suda la fatidica maglia e cerca di dare tutto il necessario per poter arrivare al pieno risultato, e poi non ci riesce perché trovi un portiere in giornata, nessuno mai ti dirà niente, secondo il mio punto di vista. E quindi questo ho detto io alla squadra. Dobbiamo cercare sempre di dare. Spesso e volentieri sono le frasi fatte, no? Il cuore oltre l'ostacolo, tutte queste cose che si dicono per poter raggiungere una vittoria, però è la pura verità. Io credo che sfido chiunque, sia nella tifoseria che nei qui presenti, se una squadra dà sempre il massimo e cerca di fare il massimo per ottenere una vittoria e non ci riesce, io credo che uscirà sempre tra gli applausi, al di là se ha ottenuto una vittoria o se ha ottenuto gli altri due risultati. Flash rapidissimo, meglio il palleggio e il lancio lungo, meglio un fallo ben fatto o un dribbling spettacolare? Io ti dico la verità, sono uno, come ho detto alla squadra, che non baratto il bel gioco dal risultato. Primi risultati. Bravo. Grazie. Posso? Bravo. Posso così? Ok. Grazie. No, ma non è da buon difensore. Se ti devo dire la verità, spesso e volentieri uno viene anche definito un bravo allenatore se magari gioca bene. Però siccome c'è il culto del risultato e soprattutto in questa situazione dobbiamo fare il risultato, io se vinco e se vinciamo anche con una partita sporca, con una partita fatta tatticamente in una certa maniera, l'importante è vincere. È chiaro che più
è alto il contenuto che giochi bene, più hai la possibilità di poter raggiungere un risultato. Ma se viene anche una vittoria sporca, non ci interessa, l'importante è portare a casa tre punti. Secondo me, direttore, hai qualcosa di una misura? No, se non ringraziamento allo staff di Parlato, che comunque sono state persone che si sono rese utili per la causa, per cui ci tenevo personalmente a ringraziarle per quanto profuso, e niente più. Ok, grazie a tutti. Grazie. Mister, ti presenti con lei? Sì. Questa è la storia.